Buongiorno a tutti, sono Fiora Avanti e Piero Bon del sito lzdtrading.com e ben ritrovati in analisi dello Standard & Poor's 500. Oggi siamo il 6 febbraio 2010, vediamo di riprendere la situazione del nostro indice che analizziamo ogni settimana. Oggi è particolarmente interessante osservare alcune cose che riguardano i volumi e la dinamica di prezzi delle ultime 5 sedute. Vi ricordo che siamo ancora nell'intermedio, nel terzo intermedio di un ciclo minimo 2 anni che è partito a marzo 2009. Questi sono 1, 2, siamo nel terzo intermedio. È interessante vedere in questo intermedio, ripeto, le ultime 5 barre. E cosa è successo poi ieri 5 febbraio 2010? Che abbiamo avuto questa barra qua che viene denominata Hammer, martello, in cui i prezzi hanno aperto, poi sono crollati in giù, però la chiusura praticamente è stata intorno all'apertura, formando questa conformazione grafica, questa candela denominata Hammer. Cosa molto più importante sono i volumi. Vedete qui sotto, i volumi sono estremamente alti. Allora, questa conformazione grafica qua denota che c'è stato all'inizio un crollo, ripeto, di prezzi, però poi una forte esplosione di volumi, e la vediamo qui, li ha riportati in su. Cosa è stata questa, da cosa è dovuta questa forte esplosione? Lo vediamo con un software che io utilizzo per analizzare le barre e con i volumi, quindi avere un'analisi, si chiama Volume Spread Analysis, è un'analisi che si fa osservando le conformazioni delle candele, delle barre in rapporto ai volumi e osservando in particolare 2 time frame, 60 minuti e il 120, vi faccio notare ad esempio con 60 minuti che abbiamo avuto a un certo punto alle 9 di ieri sera una barra, dopo una barra come questa qua, che è stata una barra di crollo, che è stata quella fino alle 8 con volumi molto molto alti, poi abbiamo avuto una barra che ha invertito su con allo stesso volume molto alti, denominata praticamente, e viene denominato un shakeout vuol dire scuoti fuori, scuotere il mercato, serve appunto questa mossa fatta dalle mani forti per buttare fuori i REMS e il parco buoi ed entrare praticamente loro acquistando quello che pesantemente ha venduto poi la massa. Infatti poi i prezzi sono saliti ancora mostruosamente per tornare ai livelli praticamente dell'apertura. Su 120 minuti vediamo anche lì che c'è una barra, ad esempio quella fino alle 8, quindi dalle 6 alle 8, una barra bearish che sembrerebbe una barra praticamente ribassista, ma in realtà viene denominata climatic action, nel quale praticamente effettivamente su quelle vendite forti delle mani del parco buoi, le mani forti hanno cominciato effettivamente ad accumulare, dimostrata poi dalla barra successiva che si chiama una bottom reversal. È una barra praticamente con volumi estremamente forti che ha superato la barra precedente e vedete che è molto ampia e si chiama appunto bottom reversal perché è assolutamente una barra che crea praticamente proprio un minimo, un'inversione dal minimo. Quindi quello che è successo venerdì è molto importante. Se andiamo a vedere poi l'S&P 500 con time frame daily, vedete anche che l'indicatore accumulazione distribuzione blu mi dà praticamente una divergenza rialzista. Questi ultimi 5 giorni sembrerebbero poi essere una probabile lingua di Bayer, per chi le conosce. L'ingegner Giuseppe Migliorino ha scritto anche un libro dedicato a questa conformazione che è molto potente. Quindi se lunedì poi i prezzi continueranno a salire, avremo proprio una lingua, questa conformazione che si chiama una figura di pacco, che serve poi per generare un nuovo ciclo dove le mani forti hanno poi riempito le valigie di tutto quello che ha venduto praticamente il parco buoi. Bisogna stare particolarmente attenti perché effettivamente questo crollo che c'è stato negli ultimi 10 giorni ha portato, vediamolo con l'oscillatore
sul ciclo intermedio ha portato il nostro oscillatore a livelli di estremo ipervenduto, quindi questo accorcerebbe la durata dell'intermedio in atto e quindi ci potrebbe essere presto, si potrebbe formare entro questo mese, se non si è già formato poi da quello che abbiamo visto precedente, il minimo praticamente dell'intermedio, e potrebbe tranquillamente essere anche quello che si è fatto venerdì questo. Lo vedremo la prossima settimana, quindi prestate particolare attenzione perché il momento è particolarmente importante. Vediamo nel battle plan che io ho impostato che effettivamente quello che è stato confermato è stato un battle plan con struttura ciclica 2, dove abbiamo un 3C più 2 e un secondo 3C più 2. Quindi potremmo essere più o meno nel minimo, ci potrebbero essere anche la prossima settimana eventualmente ulteriori zigzag dei prezzi, cioè ancora movimenti atti dalle mani forti per testare, per controllare se il parco boy ha venduto tutto quello che doveva vendere. Una volta che ci saranno praticamente avranno comprovato questo, i prezzi saranno pronti, il mercato sarà pronto per salire di nuovo. Quindi prestate particolare attenzione perché con quello che è successo venerdì potremmo effettivamente essere più o meno intorno a un minimo dell'intermedio e la partenza di un nuovo. Se cerchiamo comunque segnali validi li avremo effettivamente, vediamo qui, poi con sulla barra settimanale su questo oscillatore qua dovrebbe crearsi una punta che mi dia un segnale di probabile minimo da confermare, quindi lo vedremo la prossima settimana. E con questo è tutto, vi saluto e vi auguro a tutti buon trading.